Amici del mio viaggio a New York, in questa passeggiatina andremo praticamente sul ponte di Brooklyn. Lo sto iniziando da Brooklyn e dopo che avrò finito questa passeggiata sono arrivato a Manhattan. C'è solo un piccolo problema che affronteremo durante questa diretta e sicuramente sarà il vento. Purtroppo non ho un microfono con me, quindi vi dovete beccare un poco di questo vento, ma spero che più di tanto non ci disturbi, anche se di fatto è molto difficile che non ci disturbi. Allora, non so se lo sentite, come lo sentite, cercherò di riparare un poco per quel che è possibile il microfono con la mano. Perché amo il ponte di Brooklyn? È molto semplice, è stato il primo ponte che alla fine dell'Ottocento collegò Brooklyn a Manhattan e quindi diede la possibilità di unire, no, questi conglomerati urbani e creare la grande New York che oggi conosciamo. Voi immaginate in passato, senza la metro, senza gli strumenti per muoversi che abbiamo oggi, andare da Brooklyn a Manhattan era complicato, ci voleva praticamente una barca, si poteva andare solo via mare, no? E adesso invece è facilissimo, basta una metro, una corsa in metro, 5 minuti, 2 dollari, 3 dollari e sei arrivato. Devo dire che è molto difficile vederla così vuota. Generalmente Brooklyn, il ponte di Brooklyn è pieno di gente che la attraversano. Normalmente vedrete veramente migliaia di persone a camminare, a farsi la foto. Adesso però non c'è il turismo e quindi ci godiamo questa passeggiata dove ovviamente sentiremo sia il vento che le auto. Io dico sempre di fare il ponte di Brooklyn partendo da Brooklyn e tornando a Manhattan, perché credo, questa è la mia idea, credo che sia molto più suggestivo camminare avendo di fronte i grattacieli di downtown Manhattan. Tra l'altro voglio anche vedere, facendo questa diretta a passo normale, quanto ci mettiamo. Io penso ci vorrà una mezz'oretta per attraversarlo tutto, forse 20 minuti, non lo so. Ecco, questo è il momento in cui inizia veramente il ponte, che è di legno qua, vedete? A sinistra i pedoni, a destra le biciclette. E adesso iniziamo a camminare sul ponte di legno e inizia il vero mito del ponte di Brooklyn. Pochi lo sanno, ma ci sono anche delle panchine lungo il percorso, stranamente vuote, di solito c'è sempre gente che si riposa. Per me questa è la passeggiata più bella che si possa fare a New York. Ecco qua, guardate questa coppia, come si fa la foto. È una foto molto bella qua. A sinistra poi abbiamo, non so se lo vedete, anche il ponte di Manhattan. Però la vista bella è senza dubbio questa qua. La barriera di grattacieli sulla sinistra, tra cui ricordiamo ovviamente One World Trade Center, che è quel palazzo di vetro con l'antenna alta che sta proprio qui di fronte a me. E che è anche l'edificio più alto di New York, con i suoi oltre 1700 piedi, oltre 500 metri. Ora, come vedete, qui iniziano, si restringe un po' il ponte. Continuiamo la nostra camminata.
si restringe un po' il ponte e ci avviciniamo poi a quella che è la parte più famosa, ecco, diciamo così. Vedete questi tiranti che vanno verso l'alto, la bandiera americana. Questa è un'immagine, anche qua, vedete? Questa è un'immagine, a me, guardate, io una volta attraversai il ponte di Brooklyn con la neve ed è stato veramente emozionante. Mamma mia, che bello! Questa è la parte più suggestiva, perché questi tiranti sulla sinistra creano, chiaramente potete osservare, creano una sorta di rete, come una sorta di ragnatela, e devo dire che questa ragnatela con dietro i palazzi di Manhattan è molto bella. Poi c'è anche questa sensazione, wow, ci stiamo avvicinando. Tra l'altro vedete che non c'è nessuno, e chi conosce il ponte sa benissimo che è praticamente impossibile camminare sul ponte di Brooklyn e vederlo così vuoto. Però è bello che ci stiamo avvicinando a Manhattan, no? Questo viaggio immaginario che facciamo verso la nostra terra promessa, Manhattan, il luogo dove cambieremo il nostro destino. Qualcuno corre. Fa un po' freddo, c'è anche un po' di vento, mi scuso per il vento. Se avessi avuto un microfono probabilmente non l'avreste sentito, ma mi sono dimenticato. Mi trovavo qua e ho detto, comunque la voglio fare questa diretta. Allora qua ci sono, entriamo sul pilastro centrale. Giriamo qua. Allora, questo qua è l'ultimo, sono i quattro pilastri di pietra, cioè il pilastro di pietra prima, con le due arcate prima di passare sopra le strisce. Praticamente qua il prossimo sta a Manhattan, il ponte sospeso inizia qua, cioè da questo punto fino a Manhattan non c'è nessun pilastro nell'acqua. Quindi abbiamo lasciato Brooklyn e stiamo superando l'East River, e appena arriveremo su quelle due arcate di pietra, lì nei pressi di quelle due arcate, siamo a Manhattan. Io vi invito a godervi questa passeggiata, a parte che è bello, ragazzi, cioè io quando cammino su questo ponte mi sento proprio felice, col vento, con queste, mamma mia, mi commuove, mi viene da piangere, tanto è bello. Io con le mie forze, no, mi sento tipo un povero emigrante che è venuto in America a cercare l'America e l'ha trovata, e allora cammina su questo ponte e pensa, guarda qui, guarda che miracolo New York. Vabbè, finita la parte romantica, continuiamo questa camminata. Tra l'altro mi sa che ci vuole anche meno di... Sto andando a passo abbastanza veloce e già sono passati 10 minuti, quindi a questo punto inizio a sospettare che ci voglia molto meno di mezz'ora. Non ho mai... è 1,7 km se non mi sbaglio, e non ho mai considerato il tempo che ci vuole ad attraversarlo. Di là guardate che bello, si vede tutta la baia, si vede anche la Statua della Libertà. Figo, dai. Ecco qua. Siamo quasi arrivati a Manhattan. Per me le due passeggiate più belle di New York sono il ponte di Brooklyn e la High Line, che è questa vecchia linea ferroviaria che si trova, inizia nel Mill Packing e arriva fino a Hudson Yards, ed è una passeggiata stupenda tra i palazzi più belli di New York. Continuiamo, amici, ci stiamo avvicinando. È bello fare questi video perché mi permette di mostrarvi la città e farvi vivere assieme a me la bellezza di New York. Io so anche che molti di voi vorrebbero venire,
ma sarà difficile, almeno per i prossimi mesi. Poi magari questo video lo vedrete tra anni e direte: ma perché sarà difficile? Allora, giusto per darvi un po' di contesto a coloro che vedranno sto video su YouTube tra 3 o 4 anni, siamo nell'anno 2020, siamo nel bel mezzo di una pandemia, i confini sono chiusi, i turisti non ci sono e quindi New York se la godono più che altri newyorkesi. La città è un po' spenta, non è quella che noi ci ricordiamo, siamo tutti psicologicamente un po' stressati e sono ormai 9 mesi, quindi da febbraio-marzo, adesso siamo a novembre, sono 9 mesi che ci troviamo in questa condizione. Questa cosa la dico per chi vedrà questo video tra qualche anno e si chiederà: oh, ma come mai era così vuoto il ponte di Brooklyn? Molti magrani avranno rimosso questo periodo, perché la gente che riesce a proiettarsi nel futuro lo fa grazie alla rimozione dei brutti ricordi del passato, e io sto qua a ricordarvelo. Ecco qua, adesso ci avviciniamo a Manhattan, ci siamo quasi. Andiamo. Ah, che bello, amici. Sento già l'energia vibrare di Manhattan. Una delle cose che pochi sanno è che praticamente qui a sinistra passano le biciclette. So che a volte ci sono tanti di quei pedoni che diventa quasi impossibile girare in bicicletta. Guardate intanto qua che bello. Ma come fai a non emozionarti? Non è... no. Ok, yes. I'm sorry. I follow you, so I saw you. And where like, are you from? I am from Mexico. Oh, okay. Sorry, I'm gonna. Thank you. Bye. Eccoci qua. Continuiamo ad andare avanti. Facciamo questa bellissima camminata. Una ragazza messicana mi ha fermato per farsi una foto. Pochi lo sanno, ma sono molto seguito sia in Argentina che in Messico e mi capita spesso di trovare gente che mi chiede la foto. Insomma, questo vi fa capire innanzitutto il potere dei social, che ormai stanno creando nelle persone un nuovo immaginario che prima si creava in TV, adesso lo si crea sui social. Va bene, amici, questa è la parte comunque più bella, quindi mi sono dovuto fermare un secondo per fare quella foto. Questa è la parte più bella, secondo me, del ponte. Queste due arcate, tutte le pietre, là la bandiera americana, questa vista stupenda, sotto di noi ci sono le auto, cioè davvero. Però questo ci ricorda anche una cosa: sono passati ormai quasi 15 minuti dall'inizio del ponte e andando a un'andatura normale, non troppo veloce ma neanche come una lumaca o come una tartaruga, sono arrivato quasi, però quando arrivate a questo punto la vostra passeggiata si può dire è ormai quasi finita, quasi completata. E devo dire che è veramente stato stranissimo attraversare il ponte di Brooklyn senza praticamente persone. La prima volta che è successo, ne sono felicissimo, nel senso che è un'esperienza ogni tanto che va fatta. Quando New York è una città di affollamenti, quelle poche volte che te le puoi godere in solitudine, comunque è bello. Ecco qua, abbiamo superato la maggior parte dei turisti, parte da Manhattan e arriva giusto qua per farsi la foto, ma secondo me è un errore. Osservate qua che bellezza, amici, come posso raccontarvi la bellezza di... Come fate a noi? Cioè io vedo questa cosa e penso: wow, sono proprio fortunato a vivere a Manhattan. Manhattan, tra l'altro, l'ho resa protagonista del mio primo romanzo, Una notte ho sognato New York, un romanzo che ho scritto in parte anche d'impulso e che credo che sia venuto particolarmente bene nel ritrarre questa città e i suoi molteplici personaggi. Credo che chi legge il mio romanzo riesca in un modo o nell'altro a, come si dice, a calarsi un po' in questa vita
Ma io credo che nella vita vogliamo questo, vogliamo emozioni, vogliamo la possibilità che qualcosa accada, non vogliamo. Io credo che nessuno di noi vuole abbrutirsi in una vita noiosa, no? Io ho sempre cercato in tutta la mia vita forte follia e emozioni. Mi trovo a New York, non è un caso. Molti pensano, ah, visto che è fortunato. No, io ho voluto davvero, dunque, tutta la mia esistenza, sfuggire dalla dimensione della piccola città di provincia e fare qualcosa di grande nel mondo e possibilmente in America. Ecco qua, amici. Siamo ormai di là, ovviamente, quella strada giù a scorrimento veloce, la FDR, sarebbe una sorta di tangenziale che percorre Manhattan sui lati, che è una strada a scorrimento veloce che tutti i newyorkesi conoscono bene. Quello che vedete a destra, quello là, questo qua, è il palazzo del comune di New York. Andiamo amici, continuiamo. Allora, come osserverete, io ho preso il ponte di Brooklyn praticamente da Dumbo. E adesso spunto a Manhattan nell'estremo vertice sud, praticamente nella zona di Wall Street. E bene o male, adesso che lo sto percorrendo, vi posso dire che adesso vediamo quanto tempo ci vorrà per arrivare alla fine. Di fatto si può dire che il ponte finisce quando usciremo lì, poi ve ne accorgerete. Però il ponte di legno finisce prima e devo dire che camminare sul legno ti dà quella sensazione anche un po' medievale, che è sempre molto bello. Poi c'è il cemento e va bene. Comunque far solo in bicicletta deve essere comunque bellissimo. Ah, il caro vostro Piero vi ha fatto vedere questo bellissimo ponte in 4K. Lo sto facendo questo video con il mio smartphone e utilizzo uno stabilizzatore DJ Osmo. Mi trovo molto bene, credo che si facciano video comunque belli, immersivi e che ne valga la pena. Uno si mette a vedere questo video, ascoltate le biciclette quando vanno sul legno come fanno rumore. Uno si vede sto video di notte, io vi consiglio di metterlo, se avete una TV 4K, di vederlo sulla TV, e vi garantisco che visto sulla TV, cioè io mentre sto a casa mia, che sto nel cuore di Manhattan, con le mille luci di Manhattan attorno, quando vedo i video sulla TV, questi video mi emoziono, e mi emoziono e voglio essere a New York, anche se poi ci sono già a New York e il video l'ho fatto io, mi dà quell'effetto, pensate voi. Eccolo là, sulla destra osservate sempre meglio il palazzo del comune. Adesso comunque, insomma, tra un poco arriveremo alla fine di questa passeggiata. E guardate, alla fine ci ho messo, come vi avevo detto, una ventina di minuti. Tanto ci vuole a fare il ponte di Brooklyn. Vediamo, arrivando fino a lì un 25 massimo, ma penso di meno. Quindi a 25 minuti, poi uscite, scendete. Ah, guardate che bello quel grattacielo di Gehry, l'architetto canadese. Eccoci qua, amici, continuiamo. Continuiamo ad andare avanti. Ci siamo quasi, sono passati 20 minuti. Poi vabbè, un altro giorno vi faccio qualche altro video. So che queste dirette 4K piacciono un sacco.
mi piacerebbe davvero farvele sempre, no? E mi piace ogni tanto, io praticamente faccio le dirette su Facebook, e quindi andate là e vi vedete la diretta, oppure faccio queste passeggiate in 4K per YouTube, credo che siano là e sono una bella maniera anche per viaggiare con me. Continuiamo, amici. Mamma mia, il Palazzo del Comune comunque è bellissimo, eh? Allora, siamo già a 21 minuti quasi, quindi sì, ce ne vorranno 23, penso. Considerato che quella ragazza mi ha fermato un 30 secondi, questo è il tempo che ci mettete per percorrere tutto il ponte di Brooklyn dall'inizio alla fine. Ovviamente, vedete, siamo già vicino alle auto, quindi man mano che ci abbassiamo, più ci avviciniamo alle auto. Anche in macchina devo dire che è bello. 22 minuti, bene bene. Comunque, che dire, ragazzi, io davvero amo New York e spero che con questi video di riuscire a condividere la mia passione. So che molti di voi mi conoscono per Facebook, su YouTube non sono così noto, non sono così popolare. La verità è che su YouTube non ci ho mai dedicato troppa attenzione, però c'è anche da dire che uno il video o se lo vede su Facebook o su YouTube, però andiamo avanti. Siamo quasi, amici, è diventata ormai una sfida vedere quanto tempo ci vuole per attraversare il ponte di Brooklyn. Questa, diciamo, è la parte meno suggestiva, la parte più bella l'abbiamo attraversata prima, quando avevamo il ponte di legno, i tiranti, quella stupenda vista panoramica, che è praticamente questa vista qua. Studiare a New York deve essere veramente fighissimo, ci penso spesso, come sarebbe stata la mia vita se a 18 anni fossi stato in qualche università newyorkese. Sai, quell'epoca bellissima che uno poi se ne rende conto dopo, no? Dell'università, quando il nostro corpo è splendido, brillante, brillante come la giovinezza, quando la nostra mente è veloce, quanto ci innamoriamo con quell'ingenuità e quella passione che hai a 20 anni. Mazza, questa corre tanto, si vede. Qua, amici, c'è un piccolo sottopassaggio, questo lo sanno in pochi, che vi porta direttamente a Chinatown. Ma noi a Chinatown non ci vogliamo andare e quindi passiamo di qua. Anzi, dai, facciamolo, dai, faccio vedere qualcosa di diverso. Tanto il ponte è finito ormai. Eccoci. Allora, di qua andiamo a Lower Manhattan e di là a Chinatown. E andiamo a Chinatown, andiamo a Lower Manhattan, Chinatown ci andiamo un'altra volta. Quindi abbiamo solamente accelerato un po'. E qui siamo arrivati. Vabbè, amici, abbiamo finito la nostra passeggiata. Spero che vi sia piaciuta. Continuate a seguirmi
faremo altre camminate newyorkesi in 4K. Ciao!